Meeting antirazzista, la Toscana si conferma terra di accoglienza, di dialogo, poi in questo momento particolare di semestre europeo all'Italia, in cui i temi appunto delle frontiere dell'Europa saranno al centro. Sì, non c'è dubbio, Arci ha costruito 4 giorni in un luogo nel quale è possibile discutere di questo tema che è oggi la vera emergenza sotto il profilo sociale che ci troviamo ad affrontare. Dal Mediterraneo continuano ad arrivare tantissime persone spinte dalla necessità di trovare un luogo dove salvare la propria vita, ma di trovare anche un elemento di speranza. Con il nostro paese stiamo facendo molto, anche attraverso l'operazione Mare Nostrum, che lavora per impedire che i fatti e i morti di Lampedusa si ripetano purtroppo costantemente, ma noi abbiamo il dovere non solo di raccogliere le persone, ma di provare a dargli un futuro e una speranza. Siamo impegnati perché, nonostante i numeri, la Toscana mantenga la propria tradizione di accoglienza e di integrazione. Questo è un po' lo sforzo che stiamo provando a fare, ed avere un luogo come il meeting antirazzista di Cecina, dove tutto questo è possibile svilupparlo e confrontarlo, è sicuramente una grande opportunità. Sul tema delle accoglienze dei migranti al suo ex sindaco Renzi e al suo ministro dell'Interno Alfano, la regione ha mandato a dire, insomma, maggior coordinamento, altrimenti non ce la facciamo. Beh, in realtà l'abbiamo mandato a dire un po' con tutte le regioni, però dopo una prima fase di difficoltà il governo, devo dire, lo ha compreso molto bene. Abbiamo aperto un tavolo di incontro tra le regioni e il governo. Il governo ha stanziato una somma molto importante per garantire l'accoglienza e l'ampliamento dei costi SPRAR. Quindi, insomma, devo dire che si è aperto un canale fecondo di collaborazione tra lo Stato e gli enti locali e si è smesso di immaginare la filiera d'accoglienza solo sotto il profilo dell'ordine pubblico, cioè attraverso i prefetti, ma coinvolgendo invece, le amministrazioni locali e le regioni, abbiamo cominciato a interpretare questo fenomeno come un fenomeno sociale. Ultima domanda sulla questione delle caserme e della possibilità di utilizzo come alloggi per l'edilizia popolare. Qualche dubbio sulla fattibilità o sui tempi? Sull'utilizzo delle caserme come alloggi popolari, no, assolutamente favorevole, è una battaglia che facciamo da molto tempo, che ha fatto Matteo da sindaco di Firenze, e quindi la possibilità di utilizzare le caserme per trasformarle in alloggi popolari o in social housing o comunque in edilizia convenzionata è sicuramente una grandissima opportunità per i territori. Il bisogno della casa è uno dei bisogni primari, oggi lo sappiamo, e la possibilità di utilizzare spazi che già ci sono consente di ottenere nuove abitazioni senza consumare ulteriore suolo, anzi andando a riqualificare anche i tessuti urbani con il riutilizzo di spazi che potrebbero essere oggi invece luogo di degrado. Quindi assolutamente favorevoli, speriamo che tutto questo si concretizzi al più presto. Credo che le amministrazioni locali, in modo particolare i comuni, siano pronti, e il Comune di Firenze ha già fatto un importante accordo con il governo sotto questo profilo. Noi daremo, per quello che ci compete, sicuramente una mano. Ho capito che c'era qualche problema su, No, ma no? non Qual è sulle la casse questione? popolari, l'era Perdonami. per fare le accoglienze. Ah, come utilizzare? Ho Per capito. le case Allora ti popolari e va faccio la domanda su bene. questo. No, 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 no. Mi era arrivata un'altra, essendo arrivato all'ultima base. Cioè, qual è il problema allora? Il problema l'era che, cioè no, non è un problema, in realtà può anche essere un'opportunità, ma il ministro dell'Interno ha fatto un accordo con il ministro della Difesa per l'utilizzo, per l'accoglienza degli immigrati delle caserme. Noi siamo sicuramente favorevoli nella misura in cui non si realizzino dei CIE mascherati, cioè che nelle caserme non si mettano numeri imponenti di persone, ma che si mantenga il modello che noi abbiamo pensato, diciamo che abbiamo sempre adottato in Toscana, delle accoglienze diffuse, quindi piccoli centri sotto le 100 persone, diffusi sul territorio in modo che si possa fare un'accoglienza vera. Quindi va bene l'accordo, ma nella misura in cui si capisca che ci devono essere comunque centri con numeri contenuti e affidati alla gestione dell'associazionismo e del volontariato.